Si è tenuta a Cuneo negli scorsi giorni, presso i locali dell'ATL del Cuneese, la conferenza stampa di presentazione dell'apertura estiva della Via del Sale, che avverrà sabato 20 giugno. Presente fra gli altri all'incontro Pier Mario Giordana, presidente aree protette e gestione Alpi Marittime. Sono presidente da pochi mesi, però mi sto accorgendo che è un territorio bellissimo questo. Io sto visitando tutte le nostre aree, tutte le nostre strutture. Quest'anno siamo invasi di persone che ci invadono la montagna, però sono tutti seri, ordinati, corretti. C'è un intasamento positivo. La magia di questo percorso è che unisce tre regioni praticamente, la regione Piemonte, la regione Liguria e la regione francese. Sentiamo ora il commento di Giorgio Chiesa, membro di giunta della Camera di Commercio di Cuneo per il settore turismo. Un ottimo volano, sicuramente un qualcosa che in questo momento dà stimolo e speranza. Abbiamo bisogno di abbattere la psicosi della paura e abbattere anche la paura di quello che è il futuro. Presente all'incontro anche Sergio Scibiglia, tavolo del turismo al Comune di Sanremo. Oggi abbiamo sancito un gemellaggio, diciamolo così, molto virtuale, molto concreto, perché unisce effettivamente il Mediterraneo con le Alpi attraverso queste vie ciclabili, attraverso questa via del sale. Quindi noi oggi siamo con la nostra ciclabile, che è la Riviera dei Fiori, e si va a unire a questa via del sale. Quindi un collegamento diretto tra Sanremo, tra Monesi, Limone, un'unione col Piemonte, un'unione con la Liguria. Quindi noi vogliamo unire la nostra ciclabile, i nostri chilometri, con la possibilità in giornata di arrivare direttamente in montagna. Se si passa da 0 a 2000 metri, credo che sia un qualcosa di unico. Quindi oggi Sanremo è qui per sancire questo gemellaggio. Sarà un prodotto che noi venderemo come la possibilità di fare delle vacanze in un contesto assolutamente unico, in sicurezza, nel verde, dove c'è una linea ferroviaria che ci collega, antichissima, che è la strada Ventimiglia-Cuneo. Quindi è un qualcosa che a noi ci riempie di orgoglio e ci dà la possibilità concreta di far conoscere nel mondo un territorio transeuropeo, un territorio transfrontaliero, un territorio che collega le due regioni ma che collega anche due stati. Un posto veramente unico, potendo al mattino essere al mare, alla sera essere in montagna. E come dire, è sempre più stretta la vicinanza tra la Liguria e Piemonte. Noi sogniamo di avere una macroregione, sogniamo di poter unire Torino con Genova, Torino con Nizza e fare questo triangolo famoso. È una reale possibilità. Potrebbe essere veramente una prospettiva futura. Speriamo che oltre all'amicizia, oltre all'intesa, ci sia anche la possibilità da parte del governo nazionale di metterci dei soldi e dedicare veramente una parte di questi fondi europei a un territorio importante come il nostro. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire dare la possibilità anche a tantissime persone di fare delle vacanze, anche con la possibilità di non spendere troppi soldi, perché comunque è un territorio che dà mille possibilità, anche per chi magari non ha la possibilità economica di andare nei grandi alberghi, ci sono altre strutture, ci sono mille attività commerciali, ci sono mille possibilità per potersi muovere, quindi speriamo.